di salire? Mezzo fa io e Gemma ci siamo avvicinate alla musicoterapia dinamica. Gianni ci ha accolte da subito con calore e con calore ha alimentato costantemente il suo rapporto con Gemma. Il loro dialogare con e nella musica ha permesso a Gemma di crescere e svilupparsi nei suoi limiti. Gianni è stato sempre attento ai segnali di Gemma, ha colto le sfumature e i piccoli dettagli. Ha fatto sì che Gemma, quasi inconsapevolmente e in maniera rilassata, riuscisse a coordinare il respiro. Ha permesso che, motivato dall'effetto sonoro del pianoforte o del tamburo e della nascosta capacità di emulazione, continuasse a sforzarsi e a usare le sue mani. Le ha dato la possibilità di concentrarsi senza pretese e nel rispetto dei suoi tempi. La musicoterapia dinamica è qualcosa di complesso che non va semplificata nella parola musica e non va tenuta nella parola terapia. Da parte mia vorrei solo consigliare di cogliere la sua complessità nella parola dinamica e scegliere di avvicinarsi ad essa perché è, tra tante cose, una risorsa per tutti noi. Elena Trombetti, una mamma retta. Dalla bella Toscana, il suo musicoterapista. Signori e signori, Gianni Cipriani. Gianni, parlo un attimo di te, una piccola biografia, quello che ho trovato. Professionista della musicoterapia, presidente Associazione Professionale Toscana di Musicoterapia Dinamica Scena, coordinatore responsabile del MT del progetto di ricerca scientifica Progetto Kairos in collaborazione con la USL Toscana Sud-Est. È membro dell'Associazione Professionale Italiana IEM. Svolge attività privata presso il suo studio di musicoterapia a Varese. Onoratissima di averti qui ovviamente. Ti porto il saluto della famiglia, siamo qui a sostenere loro, tutte queste famiglie. Allora, il mio sogno da sempre di organizzare un concerto e avere uno studio come te, perché da sempre io dico che la musica è terapia per tutto, per l'anima, per tutto. Ecco, io ti volevo fare delle domande, la prima che è magari la più scontata: che cos'è la musicoterapia? Grazie a tutti. Beh, la musicoterapia è una, molto sinteticamente, una disciplina che utilizza proprio il suono, la musica, tutto l'elemento sonoro, cioè dinamiche, il ritmo, la melodia, l'armonia, per creare una relazione che abbia dei fini riabilitativi, terapeutici o preventivi, perciò finalizzati alla cura del benessere della persona paziente. Diciamo che è una forma di psicoterapia che invece di utilizzare la parola utilizza proprio la musica finalizzata a creare qualcosa che possa dare significato e senso al vissuto della persona. Grazie.
Grazie Gianni. Ecco, io ho una cosa più curiosa per me. So che lavori con Gemma, una bimba retta, e io volevo capire che tipo di lavoro fai con lei, con queste bimbe, e cosa si può fare per aiutarle. Ma è una domanda difficile, veramente difficile. Quello che ho potuto fare io in questo senso è aspettare, ascoltare, stare lì, starci più possibile, starci con una presenza presente e lasciare a loro qualcosa che mi potesse suscitare qualcosa da tradurre in musica. Per esempio il manierismo tipico di strofinarsi le mani, per me poteva essere anche qualcosa da suonare con un tamburo, facendo lo stesso movimento. Il respiro del bambino o della bambina poteva essere qualcosa che mi evocava un ritmo, una pulsazione che potevo riprendere e restituire. Perciò dare un ordine simbolico proprio al vissuto corporeo, al piccolo elemento sonoro che la bambina poteva produrre in quel momento. Perciò qualcosa che potesse dare riconoscimento attraverso il simbolico e quella stereotipia, quel manierismo potesse diventare qualcosa di musicale e di conseguenza qualcosa di senso. Entrare in una relazione con la bambina voleva dire co-costruire qualcosa di significativo e entrare proprio nell'ordine del desiderio. Io sono qui per te e la musica è qualcosa di nostro che facciamo insieme in questo istante, qui nel qui e ora. Una famosa frase di Hoffman, che qui e ora. Volevo chiederti un'altra cosa. Cosa puoi consigliare alle famiglie rette? Difficile, lunga. Sì, no, vabbè. Freud diceva che ci sono tre cose impossibili nella vita, sono governare, educare e analizzare. Educare intendeva fare il genitore, perciò credo che sia impossibile in questo senso dire, dare qualche suggerimento. Però posso dire qualcosa che noto, è qualcosa che è anche venuto fuori dalla poesia iniziale. La capacità del genitore e dei genitori di vedere la bambina come soggetto unico, cioè quella bambina lì, l'amore per il nome, l'amore per il particolare, l'amore per l'attesa, l'amore per qualcosa che è unico, che non è patologia, che non è disabilità, ma quel nome lì, Gemma, Luisa, Maria, come sono loro, e amare quel segno lì, il segno. E questa è una cosa che io ho imparato dai genitori, come loro riescono a amare il particolare del proprio bambino, una cosa straordinaria, perciò che devo dire. Sì. Abbiamo qua l'assessore, quindi invito ufficiale per il futuro. Possiamo organizzare una conferenza qua con un accordo con l'associazione, però mi piacerebbe che tornasse il tema, ma per qualcosa di più approfondito, con la presenza anche delle famiglie, eccetera, qualcosa in futuro torneresti? Sì, no, per me sarebbe un onore anche poter concretizzare un lavoro proprio di ricerca con diciamo un gruppo multidisciplinare, medici, dottori, scienziati, musicoterapisti e tutti coloro che si comunque negli ospedali, nelle carceri,
e magari anche nelle case di riposo. A me piace talmente tanto la musica che vado anche ad ascoltarla nelle case di riposo. Ed è lì che è stato un incontro speciale con questo trio favoloso. Era una domenica pomeriggio, ero a Crema a fare un giro, passai dalla casa di riposo Kennedy. Sapevo di questo concerto, io conoscevo già il maestro che l'accompagnerà, il maestro Tullo, al piano. E ho conosciuto queste tre donne meravigliose, una voce divina. Poi a me piace molto il loro stile, un po' swing, jazz, old jazz, eccetera. E quindi è passato un po' di tempo e le ho ritrovate. E sono riuscita a raggiungerle grazie al maestro Tullo. Li abbiamo qui con noi, signore e signori, il Tullo Trio.